perché ancora una volta, anche questa sera, ci hai condotto nella luce trasfigurante della Pasqua, ma del Tabor, no? Dove spontaneamente viene da dire: è bello per noi stare qui, è bello pregare aiutati da te. La parola pace ci invita a declinarla proprio come perdono, ascolto, ricordo bene, comunione ed Eucaristia, che poi è la sintesi e la fonte di tutto. Ci ritroviamo nell'Eucaristia, che è veramente fonte e culmine di tutto, ecco perché merita ogni nostra attenzione, perché con l'Eucaristia noi ci uniamo al grazie di Gesù, al Padre, nonostante la nostra indegnità. E siamo qui per questo, questa sera, per invocare ancora una volta la sua misericordia, sperimentare soprattutto il dono della sua misericordia. La liturgia di questa sera, voluta fortemente dal gruppo della Divina Misericordia, mi faccio portavoce anche della responsabile Giovanni Cambareri, questo è per noi un preludio anche alla novena che inizieremo venerdì prossimo in onore della Madonna del Rosario di Pompei, che culminerà proprio la celebrazione e la supplica dell'8 maggio. Grazie Padre Pasquale, preghiamo di portare anche i nostri saluti a Monsanto, a tutti i padri, alle suore della meravigliosa cittadella dell'Immacolata. Il nostro saluto e assicurare loro la nostra preghiera e tutto il nostro affetto. Grazie. Preghiamo, Dio Onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continui a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi, che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie.